perché abbiamo scelto Villagrova forse appena arrivi che la guardi subito ti rimane nel cuore, ti colpisce vedere una cosa così maestosa, una villa antica tenuta bene, tutto ti colpisce, il vialetto con gli alberi. Sì, è stato amore, è stato amore a prima vista. Alla fine ci siamo fermati alla prima villa della lista e non abbiamo voluto vedere altre per questo motivo. Ci è piaciuta e allora ho detto perché sceglierne altre quando in realtà abbiamo già la scelta c'era, quindi vista, piaciuta, scelta, innamorati, è stato così. A prima vista innamorati. E oggi? Il momento più bello del ricevimento, ce ne sono tanti momenti belli del ricevimento da vedere. Quando sei arrivata, quando hai fatto le promesse, diciamo che sono cose che ti rimangono nel cuore. Ma io quando l'ho visto, io abituata a vederlo sempre ginnico, un po' easy nell'abbigliamento, vederlo così, tutto un po' teso perché insomma è una situazione fuori da ogni, è stato bello. C'è stato un momento che all'ingresso mi sono fermata, l'ho guardato e ho detto ok, allora c'è, no, la prima cosa ho detto ok, c'è, ed era già il primo traguardo, e secondo ho detto com'è elegante stasera, impeccabile, direi impeccabile, sì. Poi diciamo che altri momenti belli ce ne sono stati, alla fine il tutto, anche la fortuna di aver avuto una bella giornata. Sì, il tempo che ci ha graziato, ventilato, quindi nonostante il caldo comunque non abbiamo sofferto, quindi sì, diciamo che è stata una giornata perfetta. Perfetto. Possiamo dire perfetta. Sì, direi decisamente di sì. I nostri ospiti sono stati tutti felicissimi di venire qua. Molti venivano da fuori, quindi non conoscevano il posto, sono rimasti tutti impressionati per come è strutturato, per come è tenuto, il verde, perché comunque è una cosa che difficilmente chi vive nelle grandi città vede, e quindi sì, i nostri ospiti... Sì, certi miei parenti che non erano mai stati qua in Villa Gromo, ma che erano stati in altre ville qua a Rebecco, mi hanno detto questa villa dibatte totalmente tutte le altre quindi linee. Sì, è una cosa che ci hanno detto anche altre persone, me l'hanno detto che fa, abbiamo avuto altre occasioni per visitarne altre durante i ricevimenti, però tenuta così non ce n'è sola, quindi poi si apprezza anche il fatto che comunque si cerchi sempre di rinnovare comunque ogni anno, cioè noi siamo venuti un anno e mezzo fa a vederla. È vero che era anche inverno, quindi diciamo che era un po' spoglio il parco, però comunque tutti gli accorgimenti che vengono fatti anche strada facendo, i fiocchi, le luci, comunque, quindi chissà nei prossimi anni cosa ci sarà. Infortunati, noi ci fermiamo, giuro, promesso, ci fermiamo qua. Infortunati che si sposeranno le prossime volte. Chissà che cosa, chissà che sorpresa avranno. Vedranno le evoluzioni che Cristiana fa. Quindi Cristiana, vediamo, verremo comunque a trovarvi e vedere le nuove evoluzioni. Punteremo a vincere questo contest per vedere le evoluzioni da qua a un anno, ecco il nostro obiettivo. Benissimo, grazie di cuore ragazzi. Ci mancherebbe, grazie a te.